tre percettori di reddito di cittadinanza non dovuto nel territorio di Carini, è la conferma di attività che noi svolgiamo, quindi della bontà anche delle attività che svolgiamo istituzionali, ovviamente nell'ambito del controllo del territorio e nell'ambito delle nostre indagini, in cui vediamo anche il particolare aspetto del beneficio del reddito di cittadinanza. E in questo caso, così come in precedenza in altri casi, abbiamo avuto dei riscontri positivi, nel senso che abbiamo rinvenuto dei soggetti che non avevano diritto a percepire il reddito in quanto c'erano delle variazioni reddituali e patrimoniali tali per cui non erano più rispettati i parametri della legge. La nostra attività, il nostro aspetto, il nostro apporto in questi termini è nell'ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di contrasto ai traffici illeciti, il contrasto alla contraffazione, il contrasto all'abusivismo, il contrasto al sommerso di azienda e sommerso da lavoro, quindi cosiddetti lavoratori in nero o irregolari. Quindi questi sono aspetti che poi vengono evidenziati e valorizzati anche per quanto riguarda gli altri aspetti reddituali che rientrano nei benefici dati dallo Stato a sostegno dei redditi familiari più bassi. Come vi imbattete in questo tipo di reati? Sono delle indagini programmate o succede, diciamo, per caso, tra virgolette? No, ovviamente non c'è una massificazione dei controlli, ma avviene nell'ambito delle nostre attività di intelligence economica finanziaria, nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale, come ho detto prima, e quindi dell'attività istituzionale, per cui si vanno poi concretamente a verificare, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati che sono in dotazione al corpo, quelle che sono poi tutti gli aspetti patrimoniali, reddituali e per quanto riguarda i flussi economici che sottintendono l'attività di impresa. Il caso classico potrebbe essere il lavoratore in nero oppure colui che ha un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ovviamente totalmente abusiva e quindi con un aspetto fiscale importante che è quello dell'evasione dei redditi dovuti alla mancata presentazione di dichiarazioni di imposte dirette o indirette.